117 a pagina 128. Ma tu c'hai la recidività? No. Semmai il 521. No, quello non va più bene. C'è il 124 oppure il 606. Ma come fai? C'è la flagranza. Te lo sei scordato il 1004? Il 1004? E che articolo? Il 1004, quello che volevi rubare. Ruba? Ma che sei matto? Io c'ho manco la patente. Ma che stai a fare? Ho capito. Tu non basti più. C'è il sostituto. Io sostituti non ce l'ho. Ma mica c'è il sostituto tuo. C'è il sostituto mio. Io queste cose non le faccio. E chi te le fa fare? Vattene, va via. Forse le richiama il giorno del testamento. Norma. Sì. Guarda che capannella, c'è 100.000 lire delle mie. Me senti? Quelle ti servono per trovare la pecora che si sacrifica per me. La pecora. Hai capito? Guarda che quando esco, se quel lavoro viene bene, te compro la pelliccia, te compro. Ma perché non mi sposi? Ma come, mi servo dalla condanna e me ne voglio più palante, la matta. Chiamami hotel. Beh, perché? Perché? Perché ci sono da guadagnare 100 carte, deve andare in galera al posto di un altro, poi roba di pochi mesi, sai. Ma già sta dentro, l'hanno beccato ieri. Oh.
E sta attento, Ametto, ma hai rovinato il giro. E tu mi hai rovinato un occhio. Voglio il morredere. Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno? Qui da Mario ce ne so 100. Oh sì, va bene, ma questo è uno che ruba. Sempre 100 sono. Quanto me dai? E che te sei dato pure le carrozzine adesso? È l'unico veicolo che è rimasto senza antifurto. Tocca a riverniciarla se no si riconosce. 3.000 lire va bene? Ciao Mario, ma sono 2 ore che ti cerco, sai, con permesso. Prego, accomodatevi. 8.000. E lo porterà via, eh? Senti bene, c'è un affare, dovresti fare la pecora per Cosimo, pochi mesi, ma pagati molto bene, sai. Ma se sono pochi mesi, perché non se li fa lui? Ma perché gli è capitato uno sgobo sensazionale. Va bene 4.000 lire allora? Senti, facciamo una cosa, metti 4.000 più sti 3 ombrelli. Ah, è una carrozzina, che te credi? E va bene, va. Ah, oh, ma perché mi fa occhietto? Ma quale occhietto? Ma questa è la botta che ho avuto, la sai? La botta? Ah, ma che ci fai con tanti ombrelli? Per mia madre. 3? Boia d'un mondo, ma ci piove tanto dalle parti di tua madre. No, è che se li perde sempre, così c'è il ricambio e non mi sta a scocciare. E allora? Allora 100.000 subito e un regalino dopo fatto lo sgobbo. Ci andrei io, ma ho già fatto la pecora 3 volte. Se mi ripresento ancora, questa volta mi danno l'ergastolo. No, mica per niente. Ma che gli racconta mia madre? Te saluto, vado in prigione. Ho sempre la mamma, ciao, e fatti gli affari tuoi, fatti. Ma ci parti, sai? Mandaci il siciliano, l'amico di Cosimo. Ma quale siciliano? Quello piccolo magro, quello che c'ha la sorella che la tiene sempre chiusa in casa come l'oracolo. Ferribotte? Michele, ah. Bussarono. Vattene in cucina e non escere fino a quando che non ti chiamo io. Chi è? Amici, Mario e Caponnetti. Salutammo. Possiamo entrare un momento? Non si può. C'è mia sorella. Non deve sapere gli affari miei. Inoltre minorenne, è fidanzata. E quando si sposa? Questione di corredo. Con grandissimo onore deve sposarsi. E nulla ci deve mancare. Hai visto? Ferribotte è l'uomo nostro. Boh, ma allora ti farebbero comodo 100.000 lire di dote? Non qui. Carmelina, io scendo. Esponetemi. Non posso lasciare Carmelina sola. E poi se lo viene a sapere lo sposo, addio matrimonio. Quello è abruzzese, gente del nord, piena di arie. Ma com'è diventato difficile trovare una pecora? Tiberio, il fotografo. Quello inguaiatissimo è. Hanno messo dentro la moglie per contrabbando di sigarette. Già, è vero. Andiamo da lui, sbrighiamoci. Ah, ma bene. Io cercavo una pecora e trovo solo dei pecorari. Di Mario, mo cacciami gli ombrelli, beh, non vedi che piove? Oh, ma che sei scemo, mi si bagnano. Ma allora perché ce li hai gli ombrelli? Ma guarda qua. Tiberio! Oh! E dobbiamo parlare d'urgenza. Non c'è un ragazzino che dorme. Chissà che credevo che fosse. Si capisce, credo che non ce l'ha, te ne accorgerai. E poi comprai l'acido invece di stracciare le scarpe, eh? Non c'ho... Guarda che se si sveglia, t'ammazzo, sa. 3 ore ci ho messo per farla addormentare. Capirai. Piano. Piano. Capirai. I rumori gli danno fastidio, la luce lo disturba. Mi tocca farlo dormire nella camera oscura. Avete saputo della mia signora? No. 80.000 lire di multa per traffico di sigarette. Commutato in 3 mesi. Articolo 218.
È un mese e mezzo che sta dentro. È un'annata ghiellata. Mi sono venduto pure la macchina fotografica. Ma non ci sarebbe un lavoretto, un traffico. Ti guadagni un centone pulito pulito senza rischia niente. Un centone? Sì. Ma io sono un padrone. Ecco, ecco, sbagliate le cazzine. Ricomincio un'altra volta. Oh, ma tutto sa, ammazza. Senti, puoi piangere quanto ti pare perché mi ha stufato, sai. Accidenti, che impunito. Però le sette bellezze. L'hai mai visto? No. Che la vede, vieni. Bello di papà, bello lui. Oh, qua non ci avremmo tempo da perdere, no, oggi. Adesso ridi, eh. Ma che ti dovrei fare io? Che ti dovrei fare? Diglielo tu. Preciso l'affare. Guarda, ricordi i conti. Ferribò, io vorrei sapere che ti passa per la mente. Tentato furto di proprietà privata, articolo 712, 6 mesi. Io poi sono recidivo, 9 mesi. 100.000 lire, hai capito quanto fa? 12.000 lire al mese, sai che fare. Ma quanto vorresti? No, no, siamo lontani. E state fermo. Ma adesso pure la pappa d'attacchi. Vabbè che sei sdentato. Tu, buono. Io poi adesso, ragazzi, non posso. Ma dove lo lasci, ragazzino? Alla tua signora, in carcere. Sì. Poi lì li tengono bene. C'è un giardino d'infanzia che è qualche cosa di bello. È il migliore di Roma. Me lo ricordo anch'io. Quando io c'avevo 3 anni... No, no, no. Il ragazzino in prigione ci andrà quando è grande. Ah, vabbè. E gli farà piacere. Ragazzi, qui un recidivo per 100.000 lire non lo trovate. Ci vorrebbe un incensurato, eh? Buon incensurato. E a chi lo conosce? Su, su. Uno ci sarebbe. E chi può essere? Vabbè che carnevale, ogni scherzo vale, ma proprio da me venite. Sei sempre scannato senza una lira. Mi devi ancora pagare le formato tessera. Oh, ma li leggete i giornali? Mi danno favorito e se vinco posso pure aspirare titolo. Sì, da commendatore. Con qua trippa che hai messo su. Tu stai con Cosimo? Sì, perché? E allora è un pezzetto che... Ma cammina. Senti. Io dico che se cacciamo un tanto per uno ci riusciamo. Marchetti e Picchioni, avanti, tocca a voi. Eccolo. Oh, oh, ma che vuoi? Per 150.000 lire ci stai. 50 ce le mettiamo noi. Non posso. Rimarrei tagliato fuori dall'attività pugilistica, hai capito? Ma fa un pochetto d'abbi pazienza, sei incensurato. Te danno la condizionale, al massimo 6 mesi. Senti, leggi dei giornali domattina. A me mi trovate nella pagina sportiva. All'avversario mio nell'annunzio mortuario. A fata, pensala, va. La faccio vedere io la trippa. Bravo, proprio bella st'idea cacciavisti. Ma te pare che un fusto come quello si mette a fare la pecora? E che deve? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Fate entrare il reo confesso. Eccellenza, eccellenza, quando ho letto che un povero vecchio languiva, spinto da rimorso, eccomi qui a espiare. Io sono eccellenza, io sono quel degenerato che ha forzato la portiera della macchina per poi fuggire. Eccellenza, quest'uomo è innocente. Ah, sei tu? So io. Brutta carogna, è per colpa tua che io ho conosciuto il disonore della cella. Signor giudice, 13 mesi mi hanno dato a me. Coraggio. 13 mesi, a me, a un uomo onesto, a un povero padre di famiglia, a un vecchio malato, per causa tua, aiuta. Poh! Forse merito il suo disprezzo, ma imploro il suo perdono. No. E me perdoni, sono stato pure al divino amore. E m'aiuti a ricostruirmi la vita, no? E vabbè, va. Se hai riparato, te perdono. Grazie. Se ci sarà ancora. Grazie, grazie. Avete finito? Sì, eccellenza, sì. Dentro, tutti e due. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno. Aspetta, dalla
aspettate. Accidenti a voi. Tu. No, qui siamo tutti onesti, sta tranquillo. Metti bene la mano, aspetta. Dai, aspetta. A chi aspettate? A morir tu. Guarda che se non ricasci tutti i soldi miei, hai finito di campare, è chiaro? Non prevedo. Senti, avigliacconi. Ah, Cosimo, perché lo piate io le lire? Per star dentro? Sto dentro. E io perché te l'ho dato i soldi? Per star fuori? Sto fuori? Beh, che volete? Andiamo, via. La potevi far meglio la parte. Tu gli innocenti non l'hai visti mai, te lo dico io. Ah, io? È roba che tu mi parevi un miracolato. Oh, che strazio. Ma che uscivi a fare? Qui almeno mangi gratis. Ah, sì, brutta carogna. È roba che se uscivo da qui c'avevo un lavoretto da fare, senza rischio che mi fruttava milioni, mi fruttava. E invece per colpa tua mi è andato tutto a monte. Che lavoretto? Già, che mo' così mo' do via di a te. Così tu mi rubi l'idea. E quando esci, oh, cocco mio, e vattene, va. E roba che se ci ripenso, mannaggia. Chi ci ripensa è cornuto, sai? Cornuto a me? Brollo, a me. A te per mettere lì in queste cose, vai. A me, mattacchi. Ah, rancio, c'è il rancio. Guarda, ragazzi, non c'è. Questo è l'accelerato d'Ancona delle 13.45. E chi se ne frega, non ce lo metti? Chi c'ha una sigaretta e non me la vuol dà, gli possa morire il padre e la madre. Tutti orfani. Passatemi la bottiglia che mi venga a fare una tirata. Cansati. E chi giudicati? L'hanno carcerati per Pasqua la bottiglia. Guarda come so fiacchi. Poverelli, gli hanno lisciato il pelo. Va un po' a sentire. E vacci a te. Ammappere che fiacca. Tu non vedi l'ora di morire per riposare. Quanto? Mesi? Anni? 3 anni. Au. Sarai contento, no? Ma come può essere? Io vorrei sentire l'avvocato. Sì. Avvocato! Avvocato, vieni qua! Che avvocato? Ma qua l'avvocato, mannaggia! Ma lasciatevi perdere, che non c'è più niente da fare. 3 anni, oh, 3 anni, povera mamma mia, mannaggia! E mica è colpa mia! 150.000 lire, povera mamma mia! E va bene, ma... Ma avete murato vivo, ma avete! Va bene? Ma bisogna essere uomini. E allora che coraggio c'hai? Ma perché? Ma che io sono fortunato. Non me lo cassa, ma non... Ma Peppe, è su, non t'avvirire. A tua madre ci penso io. Se quando esco quell'affare mi viene ancora bene, vedrai. Se stavo fuori, porco mondaccio, cane! Tu stai a pensare all'affare ancora. Chissà che fesseria che era. Fesseria? L'altro mese qua dentro c'è stato un muratore del transito. Aveva dato una coltellata al cognato.
mi ha detto che poco tempo fa ha tirato su un muro di sfoglia, sai, uno di quei muri che se buono con un dito, tra una camera da pranzo e un locale del Monte di Pietà. E in questo locale che c'era? La Commare. Chi? La Commare, la cassaforte dei preziosi. E dimmi tu chi è più scarognato, te o io? Sai che bella consolazione. E come c'entravi nell'appartamento? Bussando, con permesso che devo far buco. Ma come sarebbe, come c'entravo? Dalla carbonaia, no? È un appartamento vuoto. È un'eredità indivisa, sai, roba d'impicci, roba da tribunali. Vuoto, hai capito? E io sto qui, inchiodato. E dove sta? A Via delle Madonne. Lo sai che ti dico? È un bel colpo. Mi piace. Dove, io? Esco. Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono. Te mossi l'ammazzate brutto, vigliacco d'un delitto. Sono Michele, dimenticai le chiavi. Ma sei carina. In giro dicono che sei nascosta perché sei brutta. Io lei non la conosco. Se ne vada, che sta per arrivare Michele. Lo spero bene, gli devo dire una cosa importantissima. Però appena lo vedo gli dico che lo denuncio per sequestro di persona. Io capisco tenere una ragazza chiusa dentro casa in Sicilia, perché se esce dove va? Sono tutti sassi e fichi d'India. I fichi d'India ce l'avrà lei a casa sua? Magari, da me ci crescono solo i funghi. Sto in un seminterrato. Ecco, e parla da Sicilia. Scherzavo. Io mi chiamo Mario, Mario Angeletti, e tu? Carmela. Ti pareva? Tutte le donne in Sicilia si chiamano Carmela. Di un po'. A te ti piace davvero restare sempre chiusa dentro casa? Qualche volta esco. Vado al cimitero. E sai che divertimento! Ci sta mia madre. Sono proprio un caffone, scusa. Tre. E sua madre è presente? Chi? È viva. Ah, sì, sì, e come no? Michele, svelto! Carmela, componati, c'è il tuo fidanzato. Composta sono. Avanti. Con permesso. Buongiorno. Vedi se c'è un po' di caffè. Questo discorso dei materassi a mia non mi quadra. Mia madre dice che competino alla sposa. E il rinfresco? E il rinfresco e pranzo a metà. Poi mia madre dice un'altra cosa. Dice che non ha capito bene che mestiere fai. Beh, che c'entra? Sono rappresentante da agrumi. Agrumi sarebbe la ditta. Oh, scusate. Attenta. Che c'è? Aspetta. Vado io. Desiderio. Eh? Vieni con me. Sì.
Oh. Aspetta qui. Sì. Oh, Peppe, il bossè sta per uscire. Bisogna farsi ridare i soldi. Oddio, che corsa che ho fatto, non gliela faccio più. Le lire. E perché? E quali lire? A chi non te lo ricordi perché mi avete date? Eh? Per prendere il posto di Cosimo, no? Sì, e puoi prenotarti pure un posto all'ospedale, perché ti ci mandiamo noi. Ah, oh, invece sapete mette, in quattro. Sì, ma te bastoniamo una volta sola. Ma perché? Ma invece deve essere contenti. Oh, un momento, un momento. Calma, no. Ma che, davvero non vi fidate di me? Ma che andate cercando? L'affare ce l'ho io. Me l'ha detto Cosimo. Ma che fai con quella bottiglia e posa? Come sarebbe te l'ha detto Cosimo? Eh certo, lo sgobbo lo facciamo insieme, no? Tutti quanti. Sarei venuto io stesso da voi, anche senza... Ah, oh, però che lenza che sei tu. Vabbè, vabbè, lascia perdere. Che state fermo, sono i pavesini del pupo, ti è... Sei addannato, ti è... Siete così malfidati che non vi direi niente, guarda un po'. Vabbè, va, appizzate le orecchie. Qua bisogna stare tutti in campana e preparare tutto prima, calcolare scientificamente. La ricordate, Via delle Madonne? Sì. Beh, lì c'è il Monte di Pietà. Lo conoscete? Come no, ci ho portato pure le lenzuola. Ma non parlo delle lenzuola, dei preziosi. Ma dico, non vorrei mica forzare la saracinesca così, in mezzo alla strada. Ma che dici? Ci dobbiamo arrivare attraverso l'appartamento sfitto. Ecco, quelle sono le finestre, va bene? E quello è il portone. Grimaldello? No, niente scasso del portone, restiamo esposti troppo tempo. C'è una via più sicura, venite. Laggiù a destra, la vedete la carbonaia? Mm. Passeremo di là. E dove si sbuca? E dopo ve lo spiego. Capannelle, fa finta di allacciarti le scarpe e dà un'occhiata a quel lucchetto. Ma sono senza lacci? Vabbè, feribotte, vai tu. Sufficienti tronchesi da 8. Ecco, dalla carbonaia noi sbuchiamo lì. Scendiamo giù, facciamo la scaletta, la vedete? Poi su per tettino, un'altra scaletta, questa di ferro, e di lì arriviamo sul terrazzo. Come l'ascensore. E poi? Aspetta, spostiamoci più là che vedi meglio. Ecco, ci sei sul terrazzo? Speriamo. Adesso attraversiamo il lucernaio. Piano piano, tutti dormono, nessuno ci sente e arriviamo a quella finestra, quella lì con l'inferriata. Oh, che vedi là? La comare! La comare! Sì, ma ti prenderanno per matto, che ti metti a segare l'inferriata? Ma quale segare? Guarda quella finestra là, quella a sinistra. E beh? E beh? E non vi ho detto che era una passeggiata di salute. E allora? È la finestra dell'appartamento disabitato. Tiè, e cala. Noi ci entriamo, c'è una parete che si sbuca con niente, e ci troviamo nella stanza della cassaforte, belli, paciosi, con i milioni che ci aspettano. Oh, i milioni, oh! Però a Capannelle mica ce la possiamo portare. E perché non mi portate? Ma per forza in giro così devi andare. Sportivo? Ma quale sportivo? Stai in divisa da ladro, stai. Così ci fai arrestare. Sì, ci faremo arrestare sul serio. La cassaforte come l'apri col gettone? E tu? Che fotografo sei? Beh, che c'entra? E c'entra perché ognuno va adoperato secondo le attitudini sue. È così che fai il lavoro scientifico. Tu ti piazzi qui, con la macchinetta col coso che avvicina, il coso... Il teleobiettivo. È quello. Aspetti che arriva l'impiegato che apra la cassaforte
e fotografi tutti i movimenti che fa. Poi chiamiamo uno che di casseforti se ne intende. Il migliore è Dante Cruciani. Dante Cruciani, per esempio. Gli facciamo vedere la pellicola e fatta. Finissima idea. Io intanto la macchinetta fotografica non ce l'ho più. Che c'entra? A Porta Portese ne trovi quante ne vuoi. Ma non c'ho una lira. Che, la vuoi comprare? E gli affacciamo il braccio alla mente. Io dico, ragioniere, che regalando questo quadro a suo cugino, lei farà una gran bella figura. Non le pare? Beh, proprio... non saprei. Vede, c'è una certa profondità a questo albero. È un regalo di buon gusto. Sì, insomma, una cosa signorile. Questo cipresso che si staglia nel cielo, la campagna dolce, le papere, la donnina. Poi è firmato da Raffaello. Guardi. Ah, ma Raffaello De Santis? Va bene, ma per 1000 lire che cosa vuole un Raffaello vero? Scusa. Io non saprei, ma quando si fa un regalo lo si fa bello, no? Sì, ragioniere, per 1000 lire mi sembra rubato. Ah, questo sì. Carucci questi grembiulini, sa? Me ne dia 3, penso che vadano bene per mia madre. Tutte e 3? Sì, quelli lì, tutte e 3 uguali, con la capoccetta di Paperino. Vabbè. Calma e attenzione, ecco la cassaforte. La comare! Ma si muove tutto. Si muove, facevo l'inquadratura, no? Allora? Adesso non si vede tutto. Devo mettere a fuoco, calma. Sì. Non si vede niente. Ma ragazzi, la macchina è vecchia, la lente è vecchia, ma mica stiamo a Hollywood. E allora, questo chi è? E sto ragazzino chi è? È il ragazzino mio, ha fatto una prova a casa. È carino. È bello. È bello, sì, ma grazie. Piange. Ma adesso si vede sempre il ragazzino. Dai, io col naso. A te, adesso salsa, si avvicina alla cassaforte. Fai attenzione, apri l'occhio. Sì, guarda, sì, come fa, guarda. Vedrai che ripresa che... Gira, sì. Ma pure la mutanda c'è stata. Ma che ha fatto la ripresa? Ma c'è stata parte del sacco di tempo. Adesso viene, state zitti, ecco. Ma no, poi a buono. Ma che c'è il ragazzino tuo, Tiberio? E chi so? Pue. E chi è? Il barista. Capirai, ci frega del barista a noi. Ma guarda che mica l'ho ordinato io il caffè, sa. Adesso deve venire una signora con un orologio. Lo posa, quello lo prende, lo porta alla cassaforte. Ecco la signora, vedi? Ah. Oh, vedi, è l'orologio tuo, capannetto. Sì. Calma. Calma, adesso vi dà la ricevuta. Ecco, lo vedi? Hai visto adesso? Ma perché? Balla perché è vecchio, ho preso a Porta Portese, sa. Fermi, sì, ragazzi, non vi distraete. Non vi distraete, calma. Ecco la sigla. Non vi distraete, sta attento. Porco Giuda, finito la pellicola. Ma con tutte le spese che abbiamo fatto. Ma quali spese che l'ho rubata? State buoni, Dante, che te ne pare? Come film è una vera schifezza. Sentisti? Grazie. Però quello che ho visto è meglio di niente. Dunque, la cassaforte è una Commodoro modello 50 e non di quelle più ostiche. A posto, Sam. Chi è? Ferribotte? Scassaforo Pancrazio, via Merulano, anno 1952? No, non ebbi l'onore. Ho lavorato fino all'anno scorso nei tubi di piombo con Lucherini e Armando. Ah, Armando. Lucherini e Armando. È un ragazzo ben preparato. Comunque, ragazzi, per le mie prestazioni mi dovete dare 50.000. Ma che è chiaro? Sì, e anticipate. 50.000. Thank you.
sei tu! Uè. Ada! Come andiamo, eh? È così se vive! Ada! Ada! Vieni a vedere chi c'è! C'è Mario! Ciao, mamma bella, come stai? Bene, tu? Bene, bene! Fammi di vedere come ti sei fatto brutto! Come brutto? Assunta, assunta! Vuoi vedere che mondo, Mario? Te l'ho detto, eccolo là, Mario! Ciao, mammona bella! Stai bene, eh? Fammi di vedere che come ti sei sciupato! Ma no! Ma sì, che amore, mamma tua, ti sei sciupato! E amo chi ti vede, sciupato, eh? Ciao, mamma! Ti devo dire una cosa. Ma come stai? Siete già tornata. Andate là, tutte le mantelline, su, spiegate. Lavati le mani, su, via. Ma che t'ha detto? Che gli deve dire una cosa? E perché a lei? E noi chi siamo? Ma ti è successo qualche cosa? No. Dice che è venuto a prendere il suo libretto di risparmio. C'ho bisogno di soldi, mi devo comprare un cappotto. C'ho freddo. Ci pensiamo noi. Ci facciamo dare una mantellina dalla contessa. Tanto è il magazzino pieno. Sì, e io vado in giro con la mantellina. No, ne ho abbastanza. C'ha ragione. Mario adesso è un uomo e deve avere un cappotto vero. Ma quando li rifanno questi materassi? C'è sempre il buchetto che ci feci io per nascondere le sigarette. Ma dimmi un po', Mario. Non sarai per caso disoccupato? No, lavoro. Un po' saltuario, ma lavoro. Ma è possibile che non riesci ad avere un posto fisso? Eppure sei un urbanista qualificato. Mm-hmm. Qualificato? Lo so io, non vuol far vedere il diploma che gli hanno dato qui. Ma dico io, ma è possibile che su un diploma ci debba essere scritto orfanotrofio, opera pia? Ma che diploma è? Un diploma da fio del... Mario! Mario, senti, i soldi del cappotto te li anticipiamo noi, eh? Però quelli del libretto, no, non li tocchi. No, quando è così c'è rinuncio. Ma dico, siamo matti. Ma è possibile che con tanti mocciosi che passano qua sotto, solo a me continuate a sopportare? State tranquille, i soldi ce li rimetto, vedrete. C'ho certi amici che se va bene un affare, ve porto via di qua tutte e tre. Ogni cassaforte è diversa dalle altre. Ci sono quelle con le sbarre a crociera, quelle triangolari e quelle circolari. La chiusura è tutta tenuta, senza fessure. Uembe, e che fai, mangi? Un po' d'attenzione, no? Mangerai dopo, durante l'intervallo. Dunque, un modo per aprirla è quello della dinamite. Il sistema che usava il famoso Fu Chi Minh. Fu Chi Minh? Chi è, un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. Chi Minh è il cognome, no? Poveracci, saltò in aria con tutta la cassaforte. Quindi è un sistema che io escludo al priore. Intesi? E adesso passiamo appresso. Dunque... Le madame! Oh, povero me, le madame! Eccomi, brigadiere! Mascalcioni! Parabutti! Se ne acchiappo qualcuno lo faccio nero. Ragazzacci, a rischio di farmi un accidente. Mi sembrava strano, è passato ieri. Allora, attenzione. Molte casseforti hanno tre o quattro serrature. Una però è quella che conta. E come si fa a capirlo? Come si fa? Trapano, buchetto e cannello. Si riempie la cassaforte d'acqua. Acqua. Dalla serratura che... Acqua. Dalla serratura che esce il liquido acquatico, diciamo così, quella è la buona. Ma è un sistema pratico? No. Oh, ragazzi, mettiamoci bene in testa che con le casseforti non c'è mai niente di sicuro. Uno solo è il mezzo sicurissimo, la sega circolare. Ed ora passiamo ad un esempio pratico con una cassaforte da esercitazioni. Eccoci qui. Vedete questi buchi? Questi sono tutti i tempi che ho preso io, che ho preso me. Attenzione. Sistema Fu Chi Minh. Dinamite.
Osservate la perfezione e il diametro di questo orifizio qui. Un'ora e 15. Ah, un'ora e 15. Al tempo. Sega corrente industriale, 50 kg di ingombro. Sì, addio. No, non ne parliamo nemmeno. E allora, guardate quest'altro pertuso. Sega tedesca Volkmut a mano. Con un po' di buona volontà ci si può stare dentro nelle 3 ore. Ce l'avete voi 3 ore disponibili? Beh, stanotte stabiliamo i turni di vigilanza per studiare i movimenti del palazzo, i negozi, gli orari, tutto scientifico. Però 3 ore pulite ci dovrebbero essere. E adesso procediamo all'applicazione in corpore vili. Tu, piglia il buzzichetto dell'olio e lubrifica, che la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta. Ah, io in questi affari tecnici non ci vorrei andare. Dante Cruciani, controllo! Sti ragazzacci, ma se ne acchiappo qualcuno lo gonfio. Sei pronto? Dai. Siamo pronti? 5:35. Sì, vabbè, ce lo dici. E allora, di lato, Papà, c'è sempre il brigadiere! Oddio, sono rovinato! Nascondi la cassaforte! Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani, dove sei? Calum. Ehi, ragazzi! E che si fa? Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia. Scusi, che è un fiammifero? Oh, e potevi venire pure un po' prima a darmi il cambio, no? Sai che c'ho il pupo, mannaggia. Il portiere apre alle 6, poi pulisce le scale. Cominciando dall'ultimo piano, il monte apre alle 8. Grazie! Senti, po', alle 8 apre pure il tabaccaio, li dammi i fiammiferi. Che? Carina. Nicoletta! Compra 2 etti di burro! Se non ti bastano i soldi, fai segnare! Ma sbrigati però! Ma quello non è l'appartamento nostro? Sì, e c'è gente dentro! Oh, abbiamo chiuso. Le padrone sono 2 vecchie zitelle che stanno sempre a casa. Ah, cominciamo bene. Ma sta zitto tu, hai fatto il palo tutto il giorno e non ti sei accorto di niente. Però tutti i giovedì vanno in campagna a vedere le vigne, a Genzano. E lasciano la casa sola. Ma no, ci rimane la servetta. Che è buona. Va bene, ho capito. Dove c'è una bella ragazza, Peppe prima o poi trova l'ingresso libero. Così. Sono dolci come il miele. Oh, ti ricordi sta canzone? Signorina, posso aiutare a portargli la borsa? Oh, mute! No, che non lo è vero, senta, non può andarsene così, ascolti. Se non se ne vale, do la borsa in testa. È cattiva, ma buona. Lasciatemi stare, se no chiamo la guardia. Meglio, così andiamo in galera insieme. Che va a fare che guardie? Oh, beh, e dove credono di essere? In Abissinia? Qua siamo in una nazione civile. Di che ti impicci tu? Ma si vergognino. Attia. Maria Vergine. Vai. Apre potente. Ma non lasci stare. Ai, ma non lasci stare, non faceva niente. Ma che male, oddio. Ma non lasci. Cade, sparite. Ma chi è? Ci ha fatto male, Poretti, no? Lo meritavano. Permette, Ragionier Pierluigi Caponella. Settentrionale, anche lei? Di Padova. Beh, adesso devo proprio scappare. Perché? Mi aspetta mio fidanzato. Sale, l'ora della libera uscita. Se capitano, ma il mese che viene lo fanno tenente. Buongiorno. Oh, via.
Non ci possiamo vedere ancora? Eh? Eh no, perché oggi viene anche il mio fidanzato di Brescia. Mazza, e quanti fidanzati c'è? Tre. E con tutto il lavoro che c'ha, trovare tempo per tutte e tre? E che lavoro? Ebbene, la sporta, no? Non va a fare la spesa. Ci vado perché mi diverte. Così aiuto un po' le mie zie che mi ospitano. Sa, mio padre è colonnello. Ah, ho capito. Tutti nell'esercito, insomma. Ah, no, mio padre è nel... come si chiama? È negli Alpini. Gli Alpini, benissimo, benissimo. E tutti noi del nord siamo gli Alpini, no? Salea! Solo che noi, viaggiatori di commercio, sempre in giro, la parlata è un po' sporca, insomma. Ma se bello viaggiare. Ma anche mettere l'ancora a un certo punto. Io sono un zingaro. La brutta sa, signorina, essere soli, senza difesa. Vabbè, senza difesa, ma lui è bello forte. Insomma, sì, lo sport lo faccio. Non fa mica la boxe così materiale. No. Che boxe? Tennis, golf, polo. Vada là che anche senza la box i pugni li sa tirar bene. E che c'entra? Quelli erano due zozzoni da strada, no? No, mica perché a me la gente umile, vero, non mi piace. Mi piace moltissimo. Più è umile e più mi piace a me. Anche le donne di servizio mi piacciono a me. Ben. Anche se lei, per ipotesi, fosse una donna di servizio, a me mi piacerebbe lo stesso. Nicolette! Questo sì che è un bel pensiero, eh? Nicolette! Che fai? Eccomi! Ma chi l'è quello lì? Se la tenete da memoroso. Arrivederci. Ci vediamo domani? No, domani no. Domenica alle 4 qui. Arrivederci. Quello là, che cosa mi rappresenta? Ma niente, se è mio cugino. Ah, è tuo cugino. Andiamo, va venuto a fare la spesa. Andiamo. Vieni qua, fammi montare, scherzi. Segui quella macchina. Oh, falla! Quella! Dai, Forza, corri! Dai, guida! E corri! Vai addosso! Dai, Scendi, carogna! Scendi! Se c'è qualche cosa da dire, prendiamo l'appuntamento. Appuntamento. E leva le mani. E questo, dai. Levami. A te dove andare? Dove vai, dove stai? Ma Nicolò, lasciami te. Nicolò! L'ammazzo, sai. Ma che fa? È carico. Serve da vigliacco. Sta attento, che ci sono i piumini, oh. Da dove l'ammazzo? Oh, che sei matto? Mi sei ginocchio. Cosimo, fermate, ma che fa? E lei me lo penso te, che te sei messa con lui. Ma che te lo compromesso? Lasciami! Cosimo, e non fare il ragazzino. Ragazzino! Stai con noi, lavoriamo insieme. Con te! Eravamo tutti amici, sì, no? Sì, da lurida! Ma vattene, sto vecchio, se vecchio, vecchio. Mi sei messo a far galletto. E va dentro anche a me. Vada che t'ammazzo, già! E io! A Cosimo, io non c'ho rancore. Se vuoi restare con noi, alla pari. Cosimo, non è stato mai alla pari con nessuno. Beh, allora mi dispiace, ma qui vige la legge del Menga. Siete la manica del Suzzi.
posto, non me chiede, dimenticai le chiavi. Momento. A Cussina, altra volta, t'impara a fare un furbo. Ah, io sono furbo, eh? Tu invece. Avvicinati, ti voglio chiedere una cosa. Cosa? Ti voglio dire che non mi va che ti sposi quel buzzurro. Non te permetto. Oddio, oddio. Ma chi è? Ti feci male? Sì. È chiuso. Un momento. Ecco lei, signore. La conosci questa? Sicuro che la conosco. È una pistola Beretta, ma è in cattivissime condizioni. 1000 lire. Balla. No, ho fatto un fioretto. Beh, forse te sono simpatici perché tu sei il tipo espansivo. Tutto al contrario di me. Io invece sono chiuso in me stesso. Forse perché sono sempre stato solo. Nella vita ho sofferto molto. È come un fiore che se sfoglia una volta sola. Senti, perché non ci andiamo un po' via di qua? Mica per niente. Mi piacerebbe stare un po' solo con te. Un poveretto, lui. Cosa c'entra, vero? Si fa soltanto per... così, per parlare, per discorrere un po' meglio, vero? Per affiatarsi. Niente di male. Un posto qualsiasi. Anche a casa mia. Casa tua, vero? Dove non ha importanza. A casa mia? Sì. E le zie? Ah, ma allora ti contraddici. E allora non sei limpido. Scusa, tu avevi detto che le zie ogni tanto perdono. Ti lasciano la casa sua. Ah, sì, è vero. E allora? No, siamo schietti uno con l'altro fin dal principio, perché altrimenti subentra quella diffidenza che è la vera tomba di tutti gli amori. Ah, piano parlare d'amore. La te la canti, la te la suoni. Se lo vuol sapere... Ho dato appuntamento anche a Guido e a Fernando. Pure? Oh, mi sono una ragazza seria, ciò. Non posso mica andare a ballare con un ragazzo solo, che mi compromette. E invece, se lo vuoi sapere, tu devi procucire solamente con me. Mi vado con chi mi pare. Oh, Guido! Ciao! Ciao! Oh, dove vai?
E lasciami, non stare a essere volgare. Vabbè, ricordati che da me non si torna nemmeno per chiedere perdono. Che mi importa? Graziano. Fa tirare la cassetta, eh? Non merita. Senti, Peppe, dammi retta. Lasciamo per. Sembrava una cosetta da niente, invece è diventata peggio della fabbrica di San Pietro. Dico bene? Oh, dica a te! Ma che vuoi? E lasciami perdere. Sto capone! Ma guarda come ci si arrabbia! Ma che niente, niente, ti sei innamorato di quella serva? Via quei due lì. Oh, vieni qua! E cammina! Levelo! Ah, sei qua! Sei carino, sei! Che c'è da ridere? Perché non si può ridere? È carnevale! E ogni scherzo vale, vero? Comunque, io sto a mezzo con una ditta di pompe funebri. Va bene? E io sto a mezzo con lui. E allora dividetevi questo. Sciacquetta sarete che neanche te conosco. Ah, non mi conosci, eh? Ma te conosco io a te. Altro che Pia il colonnello. Andiamo. Stai a servizio, stai. Chi a servizio? Tu! Ma te la vuoi piantare? Mi ha rovinato. Dunque, allora devi pagare 4 aranciate, 6 Coca-Cola, 2 spume e una birra. E che mi fa bevuto tutta sta roba? Ma che bevuta è bevuta? L'hai sfasciata? A un momento, poi c'è anche 2 bicchieri, una sedia, un tavolino e un portacenere. Ma quando? Oh, qua c'è scritto così. A me, mora. Vabbè, vabbè, pagherò, ma adesso non c'ho soldi picchi. Manda il conto a casa. Beh, come ti chiami? Eh? Come ti chiami? Capannelle. Capannelle Pierluigi, circonvallazione latina 450 feet. 457. Ah, ma che vuoi? Fammi vedere. Ma chi ti conosce a te? E dai, su. Però. Però. È colpa tua. Mia? Certo. E quella. Quella lì chi era? Una mia conquista. T'ha visto con me, fa in gelo fido. Tu. Tu ci credi a quello che ha detto di me? Beh. No. E invece è vero. Io sono una lavoratrice di casa privata. Che significa? Siamo in democrazia, no? Però il bucato non lo faccio, eh? Passato? No. Però con te non ci vengo più. Perché? Per la strada botte, Luna Park botte, a ballare botte. Allora è meglio che facciamo come dici tu. Come? Andiamo a casa mia. A casa sua? Mm.
Cofì, adesso? No, adesso, quando non ci sono le cose, le padrone. Giovedì sera. Parto per Genzano e torno l'indomani mattina. Ah sì, benissimo, benissimo. Ti faccio da mangiare io, eh? Grazie. Oddio, non posso ridere, mi fa male. Non mi fa ridere. Non mi fa ridere. Domani una cattiva. Come si dice, un toddo e una sassata. Ciao Mario. Ciao. Pare che dormi. E tu non ci vai? No, meglio ricordarlo da vivo. Io ci vado. Aspetta. Era da tempo che era andato giù il povero Cosimo, beh. Un professionista come lui si mette a fare lo scippo. Ma quelle sono cose da ragazzi. Sono sempre i più meglio che se ne vanno. La vita. Oggi a te, domani a lui. Ah, ma tocca a tutti. O presto o tardi. Per quello che mi riguarda, è meglio dopo che prima. Ciao. 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 Poveraccio. Ma che un ragazzino sei presente? Ma che idea? E che devo fare? Piange sempre, per farlo svagare un po'. Beh, comunque è arrivato il momento che lo sistemi da qualche parte. Perché? Perché il movimento è per domani sera. Domani sera? Eh già, le padrone non ci sono. E la ragazza mi fa entrare. Ma come così, col morto? Ma che vogliamo fare lutto stretto? Come dice il proverbio, chi muore giace e chi vive... Certo, c'ha ragione. Mi dispiace per Cosimo, ma è pure colpa sua, in fondo. Se mi dava retta... Sì. Ragazzi, il commissario, squagliatevi. Vedi il pupo di Teresa? Ma com'è? Non lo voleva. Povero amore. È un bel fusto davvero il marito. È il pupo di Teresa. Quanto è bello! Vieni qua, vieni, vieni! State calme, che state calme. Guarda un po' chi c'è. Ciao. Ciao. Come stai? Così, te? Non c'è male. Vieni. Povero tesoro mio. Senti un po', ma non ti avevo detto che non ce lo volevo? Ah, il colpo è per stasera. Ah. Se mi dovesse succedere qualche cosa, non dovrebbe. Ma con te succede di sicuro. Oh, Tere. Tere, Tere. Ma che c'ha sta creatura? Ma va,
Va bene. Accidenti, pure 3 volte al giorno. 3 volte al giorno? Ah. Ma allora sta male, povera stella mia. Dico, non è che te, per non perdere tempo, gli davi da mangiare quello che facevi per te, no? No, guarda, semmai so io che mangiavo le pappine che facevo per lui. Ah. Una a te, una a me, una a te, una a me. Guarda qua, 2 chili sono calato. Ah, porello, ma... Io vorrei sapere, ma come la vesti sta povera creatura? E che sono queste mutande? Le mutande mie. Ah. Non c'ho avuto neanche il tempo di fare il bucato. Anzi, guarda, qui ci stanno 2 straccetti da lavare. Pure. Qui ci sono i biscotti, la pappetta. Attenta che i fosfatini stanno nel barattolo dello zucchero. E lo zucchero in quello del borotalco. Vabbè. A casa c'è sta una confusione. Ce credo. Andiamo. Ecco, va bene. Ciao, senti, se ti va bene, fammi trovare un materazzo nuovo per quando venga a casa. C'è non ha voglia da dormire sul letto come Dio comanda. Ah, di me no, Ma certo, certo, come no, pure di te. Ti pare di no? Ma pensa al materazzo. Ciao. 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 Qui è? Sono Michele, dimenticai le chiavi. Mario, non fare lo scemo, sta per vedere mio fratello. Dammi un bacio e va via. Apri! Vergognatissima donna! Apri! Fattia! Fattia, non tenere! E vuota sta faccia, scialarata! Amore Nuzza, me la voglio fare! A Mario, dicesti! E cosa piglia giù ora per mogliere? E vuota sta faccia! Io sono un cuore carinza, li a dare a Mario! Giuro con nave li ci faccio putare la testa! Sto siletto è putozzito per farti piangere ora lacrime di sangue! Michele! Michele, no! Se nesco di sta vaneggia non avere più! Una zampa da porco, ascensione. Spuntato? Sì, spuntato. Fatto. Una ballerina, cioè una sega circolare. Tu sai come si usa? Sì. Boh. Con annesso buzzichetto dell'olio per la lubrificazione. Qui ci abbiamo la cicogna. Ecco, cicogna. Spuntato? Ma sì, spuntato. Qui ci sono alcune punte di ricambio, casomai. Uno scalpello. Spuntato. Spuntato? No, no, spuntato per davvero. È senza punta. Fai vedere. Ecco. E cosa? L'altro l'ho dato questa mattina a quella famosa equipe milanese. Sai, quella della gioielleria svizzera. È stata una settimana di lavoro, Di gran lavoro. In 5 giorni ho dovuto dar via 3 batterie complete. Modestamente, grazie a Dio, c'è una grande ripresa. Il lavoro non manca. Andiamo avanti. 3 raspe, 10 chiavini, 1 anguilla, 1 grattaformaggio, uno sturo a lavandino, dove sta? Eccolo qua. Uno sturo a lavandino, 1 padella e per finire il crick. Il crick. Tu, facciamo un breve riepilogo. Senti un po' tu. Per bucare quella parete... Come procedi tu col crick? Dunque, si pigliano tutti i mobili che ci stanno nell'appartamento. Si fa una specie di colonna fra le 2 pareti e in mezzo ci piazziamo il crick. Bravo, bravissimo. Dammi un po' qua. E adesso una bella firmetta in calcio. Che firmetta? Come che firmetta? Una garanzia. Questa è un capitale, una quietanza ci vuole. Se io fossi un esoso, vi avrei chiesto un congruo anticipo. Invece, firmi tu. Dico, firmi tu. Buonasera. Questi c'è i riflessi lei. D'accordo, ecco, che firmo io. Basta che facciamo presto, che sono già 7:30. Uomo di lettere, State buone, fatemi firmare. Dunque, l'involucro, cioè la valigia, ve la lascio, ragazzi. Dai qua, hai fatto? Che ho fatto? Sei stato in Cina? E questa valigia qua? Questa è mia, personale, parto. Come parti? Amico mio, quando avviene uno scasso, il sottoscritto non è mai in loco.
Vada spolito dalla mia azienda. Oh, si intende, eh? Con nulla osta del commissariato. La prudenza non è mai troppo. Ricordatelo, ragazzi. La prudenza non è mai troppo. In bocca al lupo. E c'ha ragione. Dobbiamo stare allerta e fare le cose scientifiche. Ciao. Beh, magari tu esageri. E che forziamo la cassaforte col trucco del braccio omino? La morte ho visto. Che ti è successo? Ho incontrato quello che gli abbiamo rubato la macchina cinematografica. Che t'ha fatto? Sta fermo, ma scavicchiato. T'ha spezzato il braccio. 40 giorni. E tu niente. E che gli facevo? Nemmeno il dolore ho sentito, più la paura è stata. Ma quello di Porta Portesi? Sì, proprio quello, mi ha accompagnato a casa e gli ho dovuto ridare la macchina cinematografica. Sta bene, così impari a essere puntuale. Se arrivavi prima non incontravi. Se arrivavi prima, proprio perché l'ho incontrato prima che sono arrivato dopo. Beh, vabbè, non importa, va, drizzate bene le orecchie. Oh, io che fa male? Alle 21 entro in casa con la ragazza. Il 21? Ma come, non c'era detto oggi? Oh, capannelle, alle 21, alle 9, va bene? Allora, voi invece alle 11:30 state pronti dietro l'edicola, l'edicola dei giornali. Va bene? A mezzanotte io vi apro il portone. Dico a mezzanotte perché apri l'occhio. A mezzanotte chi è a casa già dorme e chi è andato al cinema deve ancora tornare. Chiaro? Va bene? Guarda che non è chiaro per niente. Perché? E intanto per cominciare, quando tu stai dentro l'appartamento, a questa ragazza che gli fai? Beh, non lo so, non ci ho pensato ancora. Una bella pacca in testa. Va bene, ci penso io, state tranquilli. Ecco. Oh, sono le 7:34. Rimettete a posto gli orologi. Tutti? Andiamo? Ma chi ce l'ha? Nessuno l'orologio. Ma chi ce l'ha avuto mai? No, no. Io ce l'avevo, ma l'ho portato al monte. E tanto stasera me lo riprendo. A buon ora. Disonorato. Ma che ci ha fatto? Te l'ho scippata dentro al petto, ma mia sorella! Ma che c'è fatto? Ma chi l'ha toccato? Ma che danno tra i tanti? Ma vuoi rovinare tutto proprio stasera? Io voglio soddisfazione. Va bene. E per prima cosa, se c'è sta lui stanotte, non contate su di me. Stai calmo. Io a tua sorella non le ho fatto proprio niente. A tua sorella gli voglio bene sul serio. Se tu non fossi un testone, te l'avrei già detto. Tu puoi rimanere, perché sono io che me ne vado. Che fai tu? È nel piano. Ci ho pensato e non me la sento. Ma che sei sonato? Può essere. Invece voi siete furbi, eh? Pure Cosimo era furbo. Ci siamo messi in testa di fare il colpo che ci sistema per tutta la vita. Ma invece non è cosa per noi. Ma almeno per me. E poi io c'ho mia madre, come faccio? Se mi succede qualche cosa... Comunque mi sono già trovato un lavoruccio, al cinema delle follie. Se vuoi soddisfazione, mi trovi lì. A giovanotti. E io mi sono stufato. Mi sono proprio stufato. Chi c'ha la sorella? Chi c'ha la madre? Chi c'ha il pupo? Ma insomma, e sta attento, e qua bisogna decidersi. Lo volete fare lo sgobbo, sì o no? Ci state o non ci state? E chi è? Zitto. Chi è? Sono io. Nicoletta, via, 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 fuori. Fuori dalla finestra. Fuori. Ah, come mai? Ho tutta la spalla rotta, accidentaccio, 2 ore che giro. Vieni, vieni, come mai sei riuscito a trovarmi? Beh, ho sentito quando ho dato l'indirizzo a quello del dancing, per la roba che avevi rotto, no? Ma che boia avevo, per questo è venuto uno che voleva i soldi da me, capito? È mio cognato, la casa è sua. Suo cognato. E adesso poverino è disoccupato. E allora ogni tanto, la vera, vengo qua io per portare aiuto, la vera? Sono sotto cassa mutua. Siediti, siediti. Ma sempre questo disordine. E stacci attento, santo Dio. Ah, beh, insomma.
Non ti dovrai più vergognare di me. Pardon? Mi sono licenziata. Come sarebbe a dirti se sei licenziata? Quelle due vecchiacce, come una schiava. Il trasloco, i mobili di qua, i mobili di là, ma è una roba che vada bene. E spolvera, e lustra, e fai la spesa, e i gatti a tener puliti. Così mi sono sfogata. Ciò, siamo di carne che noi altri siamo. E allora quando che erano sulla porta per partire per Genzano ci ho detto, no mie care, stavolta a casa ci restate voi, mi me ne vado. Ma come sarebbe? Quella fetosa non le ha fatte partire. Ah. Sono venuta a dirtelo perché te capissi che quell'invito che t'avevo fatto non è più possibile in quella casa, sai. Già. Adesso bisogna che vado perché le suore dove vado a dormire chiudono alle 9. Te mi accompagni, vero? Eh? Te accompagno? No, devo stare qui con lui, qua rito. Beh, non importa, vado da sola. Va là che me la ricorderò sta giornata. Oh, mio Dio, le chiavi. Già ce l'avevo io, accidenti. Meglio, le butto nel fiume. Così quando che tornano quelle due vecchiacce devono sfondare la porta. Come dice, scusi? Mm? Non aveva detto che le vecchie erano rimaste in casa? Sì, e quelle stanno a sentire a me. Sono certe egoiste, caro lei. Per farmi rabbia hanno piantato i gatti tutto quanto e sono partite lo stesso. E la casa è vuota allora? Sì. E le chiavi? Ce l'ha lei. Vabbè, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao, scusa, ma non l'accompagni? Lei c'ha le chiavi? Che chiavi? Come che chiavi? L'accompagni che... Ah. Lei c'ha... Sì, come no. Vengo anche a me. Le chiavi. Ma su, qualcuno chiama, molto bello. Le chiavi. Sai che ti dico? Che comincio davvero ad averci la simpatia. Io pure. Ma tu c'hai anche l'intenzione o c'hai solo la simpatia? Beh, io so la simpatia e c'ho pure l'intenzione. Mi levi il fiato, mi levi. Sono quasi arrivata. Ci vediamo domani? Eh? E certo che ci vediamo, si capisce, ci mancherebbe altro. Ah, no, non posso, domani non posso. Devo andare a Milano, sai, per affari, mi dispiace. Per molto. Ma no, torno presto, e quando torno ci vediamo subito, no? Si capisce. Ah, me lo fai un piacere? Certamente. Le porteresti le chiavi di casa al portiere? Ma come? Non dicevi che le buttavi a fiume? Sì, sono cose che si dicono. Metti che succede qualcosa, la responsabilità poi è mia, no? Che può succedere? Ma un incendio fa conto. La colpa è mia che non ho lasciato le chiavi al portiere e non può entrare. Metti che rubano. Oddio, dove le ho messe? Maria Vergine. Chi deve rubare, scusa? Oddio, dove sono? In 4 anni che sono al servizio non è mai mancato niente. Oddio, l'ho perse. E ora come faccio? Non ci crederanno mica, sai. Sta calma, vediamo un po', andiamo. Vediamo un po' in fondo la borsa. Ma ecco, le vedi, mannaggia, voi altre donne che tipi. Eccole qui. Ci vai subito, me lo fai questo piacere? Certo. Sono arrivata. Ciao, Ciao. Torna presto. Oh, mi raccomando le chiavi, non fare che te lo dimentichi. Ci vado di mezzo io, se no, Ti dico che sta tranquillo. Ciao. Ciao. Mario. Che a voi? Dalla nostra parte diciamo se va buono o va schifo, solamente lo sai Dio. Beh, allora? Nel deprecato caso sono venuto a pregarti di vegliare su mia sorella. Con il rispetto dovuto. Quando è così spero che ti mettano dentro.
Va bene. Certo, sta tranquillo. Carmelina gli è chiusa dentro. Feci mettere un'altra serratura alla porta di casa. E perché? Per te. E me sbagliai. Sei un giovanotto serio, dei sentimenti materni. E buono fai. Perché di mace ce n'è una sola. Beh, certo. Popcorn, caramelle? Niente chiavi. Non sei riuscito a prenderle? Dai, no. Che sta a scherzare. Forza, tira le fuori. Ma che scherzare? Non ce l'ho. È scappata all'improvviso. È saltata sulla circolare. Sai, buonanotte. Niente chiavi. No. Porca. Di un po'. Ma tu me lo devi dire chi te l'ha messo in testa di fare cose scientifiche. Oh, ma che vuoi? E a te chi te l'ha messo in testa che ci vogliono le chiavi? Perché voi senza le chiavi niente. E magari volete pure quelle della cassaforte. E come avevamo stabilito prima che venisse fuori sta disgraziata? Carbonaia, cortile, finestra. Finestra. E si capisce. Ma... avanti, forza. Tronchesi. Tu, Capanno. Di vedetta. Voi state qua. Andiamo, forza. Lasciati cadere, vai bene, c'è un mucchio di carbone. Vai, tranquillo. Sei arrivato sul carbone? Ca quale carbone? Fontana, ye! Fidenzia! Forza. Piano il braccio. Ma che va a pezzare il braccio adesso? Che c'è? Ho sbattuto il braccio. Zitto. Che mi fa male? Sta zitto, sta zitto. E chi sarai? Non vedi che zio.
anch'io, beh. Su, camminate. Novi, novi erano. Aiutatemi. Parla, sta zitto. Fai piano, sai. Tu devi sta zitto. Guarda, fa piano. Sta zitto. No, e non mi dirà così. Zitto. Avanti il primo. Ma chi è sto primo? Beh, uno qualunque. Dai, vai appresso. Stata sincera con me. Non è vero. Sono sempre stata sincera con te. Domandalo ad Adelaide. Buona quella. Ma perché? A lei non credi e io invece devo credere a te. Ma che c'entro? Non vorrei mica mettermi con Adelaide. Perché? Che cosa ha Adelaide che non ti va bene? Ah, che non mi piace. E allora a me non piace di stare qui, te l'ho già detto. Ma cosa c'è di male? Niente, ma non ci voglio stare. Ma dimmi perché? Perché non sei stato sincero con me. Sì, ti butti avanti per non cadere indietro. Non è vero, tu ti butti avanti. Figurati, mi butto avanti io. Sei tu che lo fai e lo sai perché. No, io non so proprio cosa vuoi dire. Ma va là che lo sai benissimo. Avanti. Sentiamo, che cos'è che so benissimo? Non mi va di dirtelo. Beh, fa come ti pare, però io qui non ci voglio stare. Perché? Perché no? Però prima avevi detto di sì. Adesso comincio con le mani. Oh. Ma allora qui cosa siamo venuti a fare? Perché mi sono sbagliata, credevo che fossi sincero. Beh, allora dimmi quando non sono stato sincero con te. Lo sai, lo sai. Ti fai mettere su da Adelaide, ecco cos'è. Insomma, io qui non ci voglio stare. Mica rispondi però, è vero o no che ti fai mettere su da Adelaide? Non è vero, io sono sempre stata sincera con te. E io pure, mi non devi credere, vero. Te lo dico io. Insomma, io qui non ci voglio stare. Ma infine dimmi perché. Non te lo dico. Non ti piace qui? Sì, mi piace, ma tu sei un bugiardo. Ah, io? E tu non sei stata sincera con me? Non è vero, sono sempre stata sincera con te. Senti. Insomma, qui non ci voglio stare. Ah, ma me lo vuoi dire perché? Quante volte vuoi che te lo dica? Perché non sei stato sincero con me? Al solito, quando non sai cosa dire mi dai del bugiardo. Perché lo sei? Insomma, qui non ci voglio più stare. Ma prima avevi detto di sì, lo vedi che sei tu? Insomma, accidenti. Io non ci voglio più stare. Certo, non ci arrivo mai più. Siamo a cavallo. Avanti. Si scivola. Si scivola. Zitto. Non ce la faccio mica, sai. Vieni tranquillo. Sì. Affidati a me. Sì, sì. Ma poi andiamo 18, mi pare. State zitto. Che è successo? State zitto. Siamo scivolati. Sì, siete tutti. Tu sei lo stura lavandino, capito?
Scendi. Non ce la faccio più. Quando penso che quella ci aveva portato le chiavi a domicilio. Ah. Reggi. Reggi. Ecco, questa è la camera da pranzo. No, mi sono sbagliato. Qua è la camera da pranzo. Strano. Accendi. Ma che accendi? Prima bisogna chiudere la finestra. La parete è questa. Spostiamo i mobili. Aiutami. Bene, cominciamo con 5. E batti piano che svegli tutto il palazzo. Beh, ma devo pentastarlo, beh. Io provassi qui. Tutto in regola. Sì. Facciamo un lavoretto scientifico. Sì. Avanti. Pronto. Ecco. È tenero come uno stracchino, beh. Stupido. Addoppatelo! La luce, spegnete la luce! Pronto? Pronto? La signora Cerrocchi? San Fernando, il portiere. No, niente, tutto a posto qui. Sì, sì, la ragazza è andata via. No, non ha preso niente, gli ci mancherebbe altro. Io l'ho telefonata perché lei mi ha detto che quando riportavano le chiavi la chiamassi a qualunque ora. E io l'ho chiamata perché ho fatto male, no? Sì. La chiave ce l'ho io, stia tranquilla, signora. I gatti? Beh, i gatti sono un po' zozzetti. Beh, sono un po' sporchetti, ecco. Sì, sì, ne ha mollata una adesso e poi è scappato. Le garantisco, in camera da pranzo. Sì, adesso. Attendo un attimo, eh. Io lo acchiappo e lo porto via, va bene? Che brutta bestiaccia. Pronto, signora? Sì, sì, l'ho acchiappato. Le chiavi non me l'hanno portata adesso, me l'hanno portata mentre che stavo uscendo per andare da mia cognata. No, non me l'ha data Nicoletta, me l'ha data un giovanotto, che dice di essere il suo fidanzato. È uno stangone alto, è alto così, che ne so io. Allora stia tranquilla, signora, eh. Arrivederla, signora, stia bene. Disgraziato e sdesonorato che non sei altro. Ma come? Se entravamo con le chiavi non c'era lo scasso e risparmiavamo le aggravanti. Ma quanto siete stupidi. Ma guarda quanto siete cretini. Ma che non avete capito il motivo? Era per l'alibi, no? Quale alibi? Si capisce. Mi sono fatto vedere dal coso, dal portiere. Gli ho dato il mazzo delle chiavi e sto ma a posto. Guarda, io non posso essere stato. E voi nemmeno, che siete amici miei. Anzi, mi pare un ragionamento tecnico. Hai fatto questa bella pensata e ce lo viene a dire solo adesso. E noi fessi ci crediamo. Qui stiamo nelle mani di un matto. Oh, stiamo... Amuzio, ce l'ha. Ho capito, ti sei presa la cotta per la servetta, dai. Io? Oh, non gli date retta, eh. Ma se domani appena preso il malloppo ce ne andiamo, e nemmeno la vedo più. Figurati, se proprio io. Beh, se fosse... E che bisogno c'era che ci andasse di mezzo lei? Ah, che vi avevo detto? Mettere pentaglio la pellaccia nostra per una... Ma ostia, state zitto, c'è il pugno proibito. Ma il cervello ti dovrebbe la proibire. Serietà! E a che? Tutto a monte per una sciocchezza volevo mannare? Guardate, pigliate esempio dai vecchi. Aiutatemi, Avanti voi due. La colonnetta, via. La porta pesa, sai.
Forza, posiamola lì sopra. Hai messi i libri? Ecco, questo è l'ultimo. Bevi. Non mollate, La padella. Chi c'ha la padella? Io. Ma non è che sfondiamo anche la cassaforte, vero? Magari. Sta più a sinistra, all'angolo. Bella comare mia. Chissà quanta roba c'è dentro. E chi può dirlo? Zitti. Ci siamo. Vado. Eccolo, eccolo, eccolo. Vedi lo scatto. La parete dietro. Sì. Buono, 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 sta benedetto. No. Io non sono mica uno di quelli che quando c'hanno i soldi spendono e spandono e poi si ritrovano con una mano davanti e una di dietro. Una casetta di 4 anni. E un libretto in banca vincolato a ragazzino. Così si ricorda i sacrifici che ha fatto papà suo. Poi lo sai che faccio? Mi faccio una bella amante, beh. Gli do 25.000 lire al mese. Magari 30, guarda. Ma con il vitto a carico suo. Dai, che cede. Forza. La capanne. Vedi bene. Invece di parlare dell'amante, fammi più un bicchiere d'acqua. Che c'ho sede. Forza, dai, ma cosa fate lì? Ma che fai tu lì? Mamma mia! Ma che è successo? E levati! Abbiamo sbagliato parete. Sputiamoci in faccia, va? Nicoletta aveva detto che avevano spostato i mobili. La camera da pranzo era questa. Abbiamo fatto la fine del cuoco della Rosetta. Ma quale fine? Ma quale cuoco? La parete vera lo sappiamo dove sta, no? La sfondiamo e arriviamo diritti. In galera. Perché? Ma come ragione? Ci vuole 1 ora e 15 per fare un altro buco. Quando stai dall'altra parte almeno 2 ore e mezzo con la sega circolare. Guarda che ora è. Guarda la sveglia. Niente. Ste fatiche, sti pericoli. Tutti noi. Hai capito? Guarda che roba. Lavoro di fino, Lavoro di fino. E si capisce, una cosa fatta a regola d'arte, no? Scientifica. E perciò, dico, e ci smosciamo proprio adesso. Hai capito? Se acceleriamo i tempi, ormai le porte sono staccate. Io dico, ce la possiamo fare. Ma che vuoi? Buona. E lasciami. Hai capito? Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare. A lavorare? Non so anch'io. Ma a lavorare è stanca. L'è buona. Non la voglio. Ma è buona. E pasta e ceci. Ma insomma, dico io, vi ci ho portati fino a qui. Se poi sono venuti degli impedimenti è colpa mia. Io ci avevo tutto chiaro. Tutto scritto qui. Senti, da retta a me. È buono. La capoccia, mettila a riposo, che è meglio. Tu sei forte, gagliardo, palo e piccone. Quello è il genere tuo. Ma come si apre sta baracca? Uno degli scassinatori. Tira così. Ah, sì? Oh, c'è pure il ghiaccio, Vabbè, allora secondo te... Niente, rinunziamo a tutto. Con tutte le spese che abbiamo avuto. Ci sono 4 involtini. Ma con chi te la vuoi prendere? Lo sai che non è male? Buona. Grazie. L'ha fatta Nicoletta. Ma io voler essere proprio una goccia d'olio in più ci vorrebbe. A me non mi pare. Che te pare? Spassionatamente. Senti un po'. Ci do una scaldatina. A me mi pare giusto. Oh?
Da un po'? Dalla nostra parte diciamo. Butta giù. Femmina peccante pigliala per amante. Femmina cuciniera pigliala per mogliera. Hai capito? È proprio buono. C'è una fame. Ragazzoli, ho paura che abbiamo rotto la cannella del gas, non sa che... Ma che questo è il tram mio. Io vi saluto, vado in galera a riprendermi i ragazzini. Ciao. Senti, quando ci vediamo? Perché? Beh... Guarda, noi meno ci vediamo e meglio è. Ciao. Anzi, io non v'ho visto mai. Grande invalido. Cosa fai? Aspetta il 101. Ah, ciao. E adesso dove vai? Boh. Ho capito, beh. La servetta, voi carina, sai. No, niente servetta, che tanto a servizio non ce la mando più. È troppo delicatuccia. Eccole, contegno. Mamma mia, scusa. Cannelle. E ferma quella scuola. E come faccio a fermarle? È mica facile, sai. Gira un po'. Sai benissimo che danno il lavoro, no? Lavoro? Squagliamo, capannelle. Fatemi passare, oh! Io non c'entro, sto di passaggio! Lasciatemi, che esco da solo, lasciatemi! Ti dico io! Ma guarda dove sono capitato fra i lavoratori! Beppe, ma dove vai? Dove vai? Beppe, ma ti fanno lavorare, sai? Thank you.